Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di The Fratta Game. Eccoci tornati sul nuovo episodio di MotoGP 17. Eravamo rimasti a Motegi, quindi partiamo immediatamente per il Giappone. Vediamo solo qua gli sviluppi, va bene, ok, ce n'è. Partiamo immediatamente. Andiamo subito a conquistare e mettere un'altra bandiera italiana in Giappone. Mi butto in qualifica, ragazzi, ci vediamo dopo. Bene, ragazzi, qualifiche fatte, sono andate malissimo. Malissimo, perché ogni volta sta cazzo di pioggia mi rovina i piani. Quindi partiremo ventesimi. E va bene, proveremo a fare la solita rimonta, ma sarà veramente difficile, sarà veramente difficile. Almeno, se non smette di piovere, sperando di trovare l'asciutto, allora lì sì, abbiamo qualche possibilità di fare dei bei punticini. Ma se Buongiorno, buongiorno no... e benvenuti. Sto cazzo, sto gran cazzo. Dai, ma che palle, ma come si fa a avere sempre la pioggia però, puttana Eva. Pronto per la gara? Sto pronto per sto cazzo. Dai, cerchiamo di fare una bella gara. Siamo proprio indietro, siamo. Mamma mia. Sì, vabbè, ma dai, ma sta cosa però devono risolvere, Cristo di una Eva. Cioè, ma cazzo. Non posso spalancare quanto voglio. Guarda, cazzo di manicomio. Che manicomio, ragazzi. Veramente un disastro. Ma Danilone Petrucci. Attenzione. Abbiamo fatto ribaltare qualcuno. Andremo malissimo qua, ragazzi. Perderemo un sacco di punti. Ho pazienza. Che qua i big se ne vanno e noi sulla pioggia stiamo facendo schifo. Ma perché non posso aprire? Non posso spalancare il gas come voglio. Poi guarda come cazzo piove, dai, da bandiera rossa. Mannaggia. Dovremmo fare la gara della vita. Cosa dobbiamo fare? Molto bene, dai. Cracciolo del cazzo. Fanculo, va. Fanculo. Dove cazzo andiamo a girare? In Tibet. Porca di quella puttana. Molto bene qua, dai, cazzo. Dai così. Molto bene. Dai Zarco, spostati. Che abbiamo fretta. Molta fretta. Dai, molto bene qua. Calma. Ma come cazzo va larga? Dai, cazzo, che sono lì davanti. Dai, teso. Che comunque vada, siamo sempre quinti e va bene. Meglio di niente. Chi si è stampato? Iannone, tanto per cambiare. Sempre per terra quell'altro lì. Abbiamo fatto il giro veloce, non ci posso credere, dai. Presa per il culo. Dai, cazzo. Questa è la solita curva che non ci fa perdere un sacco di tempo. Attenzione che qua si sparpagliano. Giriamo strettissimi noi, mamma mia. Però in gara siamo degli animali, eh. Siamo degli animali da guerra proprio. Mamma mia, sorpasso cattivo all'esterno e poi interno. Per ributtarci di nuovo all'interno, su sto cazzo. Mamma mia. Tra un po' mi prendo una super penalità e me la meritavo anche. Scusa, Dovi. Molto bene. Alla caccia di Pedrosa o Marquez? Chi cazzo è? No, sarà Marquez, dai. Dove cazzo vado? Mannaggia a me. Secondo Marquez. Ma quasi un secondo. Scusa Dovi, ma noi facciamo una traiettoria totalmente diversa dalla tua. Dai,
Dai, che ci avviciniamo. Dai, così. L'ultimo giro, questo è quello decisivo, ragazzi. Siamo sempre terzi, siamo partiti ventesimi, eh. Questo dovete ricordarvelo. Molto bene. Molto bene. Calma. Va, vedete, noi perdiamo un sacco perché non possiamo spalancare. Ah, che coglione, che coglione, mezzo secondo e me lo tengo, vaffanculo. Quando è giusto è giusto. Mezzo secondo di penalità ci sta. Mi ha graziato due volte. Alla terza. Peccato. Qua usciamo veramente alla grande. Mamma mia, dove andiamo a girare per recuperare centimetri? Grande! Mamma mia, dove andiamo a girare su Rossi all'interno? Grandissimo teso! Scatenato il nostro teso! Maledetto Rossi! Bastardone, eh! La vecchia volpe! Mamma mia, però che cattiveria sta moto. Noi andiamo già stretti, amico mio. Così, sì. Anche qua andiamo stretti. E troppo stretti, cazzo. Troppo stretti. Porca di quella puttana. Grande teso. Sì, grande teso. Mamma mia ragazzi, che rimonta, che rimonta. Wow, secondo, merda. Non gli abbiamo dato un cazzo, peccato. Ci stava, dai. Va bene, comunque va bene. Più 33 punti. Mamma mia che sudata sotto la pioggia. Mi bruciano le dita, mi bruciano. Porca puttana però. Tuonatevi sto cazzo, tuonatevi. Vinci 6 gare sempre Wayne Rainey dell'83, 93, non leggo neanche più. Bene, 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 bene. Il nostro Schultz è primo. Ottimo, ottimo. Così. 100, 100, 100. Voilà, il nostro pilota è al 100%. Perfetto. 1 milione di crediti. Benissimo, molto bene, direi. Ok, vediamo un po' qua. La mail ci dirà dello sviluppo completo, perfetto, quindi andiamo qua. Vediamo un po' sta Honda com'è, a che punto è. Al 100%, perfetto, molto bene, quindi andiamo sulla Honda e andiamo a sviluppare il telaio, così anche questa è al 100%. Di crediti ne abbiamo una quantità industriale adesso, ne abbiamo una quantità industriale, sì. Quindi, vediamo un po', vediamo un po'. Calendario, ok, prossimo weekend andiamo diretti a Phillip Island e vediamo se riusciamo a fare qualcosa di meglio. A dopo ragazzi, bene ragazzi, Q1 andate, vediamo un po' se siamo riusciti a superare il taglio e a passare. Sì, beh, ce l'abbiamo fatta, dai, minchia, un secondo e uno, ciao, grande, grande. Vediamo di ripetere anche sto 1,26 alto anche in Q2, va. Anzi, se facciamo 1,26 e basso sarebbe meglio, molto meglio. Niente ragazzi, mi vado a buttare in qualifica, ci vediamo dopo. Bene ragazzi, anche le Q2 sono andate, ho dato l'anima in questa sessione, ma non c'è stata niente da fare, più di così, cazzo, cioè ho fatto 1,27 spaccati, diciamo. Quelli hanno fatto 1,26,7. Come cazzo si fa? Cioè, Rossi, Marquez e Vignales, come cazzo fanno a limare ancora 3 decimi? Bah. No, ma in qualifica è impossibile, dai. Capita rarissime volte. Boh, vabbè, pazienza, meglio di niente, noi siamo riusciti a prendere una quarta posizione. Tutto sommato va bene. Peccato perché qua andiamo abbastanza veloci noi, eh. Qua se sbagli la prima staccata sei fottuto, perché le sbagli tutte in sequenza. Comunque, partiamo immediatamente, andiamo a vincere anche sta gara.
Mamma mia, che spettacolo. Dai, ti vai. Così, così, dai. Tutte che sobbalzano le moto qua, molto bene. La Ducati perde un po' in accelerazione, o sbaglio? Mamma mia, come si vedono gli scalini qua. Attenzione ai due della Yamaha. Molto bene. Vignales si vuole riscattare, ragazzi. Figlio di puttana. Dai, cazzo, così. Molto bene. Molto bene. Come si è girata la moto. Ma guarda, ci fai spingere sul cordolo. Sei un maledetto. Dai così, dai così. Attenzione, dobbiamo mollare il gas, altrimenti cadiamo per terra. Sto tratto impestato, eh. Qua bisogna usare bene il gas, ragazzi, perché sennò la gomma la bruciamo in tempo zero. E qua di curvoni per bruciare le gomme ce ne sono, eh. Attenzione a non chiudere troppo, cazzata qua. Siamo usciti molto molto lenti, pazienza. Iannone, tanto per cambiare, si è fatto una scivolata. Attenzione qua a fare bene la staccata, perché se no andiamo lunghi. Ok, tranquillo. Molto bene teso, dai. Ottimo, dai. Non è facile, ragazzi, non è per niente facile, anzi. Restare concentrati è una cosa veramente difficile. Poi io non so, se avete il gioco potete testarlo voi, no? Se siete in MotoGP e provate a fare le qualifiche 1, noterete che la moto va benissimo, vi gira tutto bene. Quando sarete nelle Q2, se riuscirete a passare, noterete che invece va tutto male, cioè la moto si comporta totalmente diversa da come si comportava prima. Io non so se... vaffanculo, va. Non so se è normale, se lo fanno apposta o boh. Comunque, torniamo a noi. Cerchiamo di allungare il più possibile su non so chi è, se è Rossi, se è Marquez, se è Vignales. Qua fottuto Dossetto. Non voglio tirare tanto perché brucio le gomme, capito? Se no potevo aver allungato di brutto, ma correvo poi sul cerchione. Dai, questo giro qua cerchiamo di tenerlo abbastanza pulito come abbiamo fatto fino adesso. Mamma mia. Ok. Molto bene, molto bene. Abbiamo... Vignale si è attaccato al culo, mi sa, eh. No, Rossi. Qua chiusa a balla, ottimo. Quasi a balla. Andiamo lunghissimi. Cambia, cazzo. Perché la gomma sta cedendo. Sto cercando di preservarla, vaffanculo, per preservarla fino alla fine, ma è tosta, eh. Mamma mia. Mamma mia. Dai, cazzo. E ci siamo. Stiamo guidando di merda, ne sono consapevole. Ma... non dipende tutto da me. Dai, brucia sta gomma, vaffanculo, va. Ci apriamo con calma, noi qua. E via così, e andiamo. Mettiamo un altro tassello per teso forte. Molto bene, molto bene. Grande vittoria, grande vittoria. Sì, cazzo. Voglio mettere in anticipo il timbro io, eh. Voglio mettere in anticipo il timbro, ma attenzione, Vignales, do cazzo è? Questo
Tredicesimo, ma è volato per terra, non me ne sono neanche accorto. Grandissimo, 55 punti, 3-3-3, ottimo. Molto bene, 59 punti sulla Yamaha. Questi due balordini vanno sempre avanti, eh. Mannaggia, mannaggia, non li pigliamo più, 100 punti, ciao. Non ci posso credere, ragazzi. Non ci posso credere. Ci siamo aggiudicati già il mondiale a Phillip Island. Non posso crederci, ragazzi, non ci posso credere. Siamo campioni del mondo della MotoGP. Grandissimo teso forte, grandissimo teso forte. Pazzesco. Chiusa in anticipo di brutto proprio, ma di brutto. Mamma mia, ragazzi. Che mostro, ma qua ci dovete premiare allora, cazzo, eh. Primo anno in MotoGP e già che pigliamo il titolo, benissimo, cazzo. Strabene, sì. Cazzarola. Molto bene. Spettacolo. Che spettacolo. Sono senza parole, sì. Due gare dalla fine ci siamo già aggiudicati il mondiale. Campioni. Ciao Teso, abbiamo vinto di nuovo, è ufficiale, ormai siamo un team affermato e tutti sanno che Alpine Star, gli spietati Honda, è il team da battere. Complimenti a tutti, rimaniamo concentrati e lavoriamo verso le prossime vittorie. Thomas King. Puttana Eva, ragazzi, puttana Eva. Allora, qua sviluppo come siamo messi, ok. Qua reparti ce ne sono solo 4. Quindi andiamo a fare questo, ragazzi, appena ho finito, ci vediamo dopo. Molto bene, ragazzi, fatto anche quello, migliorato di nuovo i reparti. Dunque, ragazzi, grandissimo episodio, ci siamo aggiudicati il mondiale, ragazzi, a due gare dalla fine. Pazzesco, pazzesco. Bene, sono contento perché ce lo siamo meritati, abbiamo tribulato. Abbiamo sempre fatto due mondiali per categoria per poter aggiudicarcelo. Questa volta, ragazzi, siamo stati ripagati dei nostri sforzi perché ci hanno dato il mondiale, o è meglio, ci siamo presi il mondiale con due gare di anticipo. Grande teso, cazzo, grandissimo. Sono veramente contento. Molto bene. Quindi, ultimi due episodi proprio scialli, scialli, scialli. Ce la prendiamo con calmissima proprio. Ce ne sbattiamo proprio il cazzo. Perché noi siamo stati contattati dalla Ducati. Eh già, signori, siamo stati contattati dalla Ducati. Quindi noi prossimo anno saremo in Ducati. Quindi ci sarà di nuovo da soffrire, ci sarà di nuovo da bestemmiare, ma noi cercheremo di vincere di nuovo il mondiale. Quindi ragazzi, io vi rimando al prossimo episodio con MotoGP 17. Mi raccomando, restate sintonizzati sul canale. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi perché sennò vi perdete qualcosa di mondiale proprio. Grazie a tutti per avermi seguito, ragazzi. Un saluto e un abbraccio caloroso da The Fratta Game. Ciao e al prossimo episodio con MotoGP 17. Vincitori del mondiale! Ciao, ragazzi!